E grazie ragazzi per aver visto il video. Noi ci vediamo tutti i giorni in live su Twitch, la mattina alle 9 e la sera alle 7. Dai, eh! Avete mai visto un intro che inizia al contrario? Bene, adesso l'avete vista. Dai, eh! Pensavate che il video fosse finito, eh? E invece è appena iniziato. Ok, forse no. Ragazzi, oggi faremo un tuffo nelle mamme degli haters. No, scusate, non era così. Oggi faremo un tuffo nel passato, ragazzi. Ebbene sì, mi sono chiesto, ma che macchina usavo 6 mesi fa, quando ho appena iniziato a giocare? Ebbene ragazzi, oggi giocheremo con la prima macchina con la quale ho iniziato a giocare su Rocket League. Se anche voi amate i vecchi feels, pollicione in su, dai! E vediamo chi indovina il nome della macchina. Lascerò il cuoricino a chi indovina come si chiama questa macchina. È una macchina che si può avere solo tramite trade, non si può più trovare. Quindi vi do questo piccolo indizio. E se ancora non siete iscritti al canale, regà, cioè iscrivetevi perché siamo 200.000. Cioè manca pochissimo ai 200.000 iscritti. Grazie ancora per tutto questo supporto giga mega enorme che mi date. Che cazzo ho detto? Detto questo, regà, vi lascio al video e guardate che cosa ho combinato con quella macchina. Padre, figlio e spirito santo. La macchina in questione è questa qui. Vediamo chi di voi indovina come si chiama. Vediamo. Ma prima di farvi vedere come gioco con questa macchina, andate nel negozio oggetti, premete R2 e già lo sapete, regà. Certo, già lo sapete, raga, già lo sapete. Support code EZJOZI per averlo più lungo e più duro. Anche perché, ragazzi, domani uscirà la Mustang e chi non la shoppa con il codice EZJOZI subirà una valanga di autogol. Ma adesso vi lascio al video. Sì, si sono resettati gli spasmi. Ogni mese si resettano gli spasmi, ragazzi. A fine mese chi ha più spasmi vince un premio. Bravo. Sì, chi ha più spasmi vince un premio. No, io mi ricordo che comprai un DLC nel 2016 insieme al gioco. Oddio, ha laggato la palla. Non male. Scorso mese quello era il regalo. Scorso mese Akau ha vinto il VIP per un mese. Perché ha vinto Akau che non gioca a Rocket. Quindi non aveva senso regalargli qualcosa. Comunque stasera non aspettiamo lo shop, regà. Stasera non aspettiamo lo shop perché... Madonna che stecca ha tirato! Stasera non aspettiamo lo shop perché... Bello il recupero che ha. Perché non uscirà nulla, capito? Cioè, già ieri che cambiava lo shop sopra non è uscito in un modo, immagini. Dominus di Titan White dallo shop. Impossibile. No, ho provato a bamparlo ma non è andato. Onesto. Onestissimo. Onestissimo. A che ora è la Mustang? Sicuramente per le, per le 18. Sicuro. Sicuro per le 18. 100-100. Sicurissimo, raga. Felicissima sera a tutto quanto. Sicuro, raga. Ok. Bella, bella macchina, raga. Molto bella come macchina. 6 maggio sicuramente alle 18, perché tutte le macchine così le fanno uscire. Questi flick qua non riesco a fare con questa macchina. Ovviamente, regà, cioè, inutile che ve lo dico. Support code EZJOZI, regà. Cioè, è inutile che ve lo dico. Comunque, bah, bella, bella macchina, regà. Devo dire, veramente una bella macchina. Non sto scherzando. Wow. Ok, onesto. Regà, mi sa che questa macchina la useremo spesso. Cioè, io ci avevo visto giusto 6 mesi fa. Io 6 mesi fa ci avevo visto giusto. Cioè, guarda lì. Pulitissimo, ragazzi.
Ci avevo visto giusto. Ehi! Mi raccomando, ragazzi, se siete nuovi, per scrivere in chat cliccate sul cuoricino oppure dove c'è scritto segui, che altrimenti non vi fa scrivere. E voilà. Onestissimo. Guarda lì. Eppure bella solida, aggressiva. Aggressiva, ragazzi. No, male male. Male male. Via dal cane. Ok. Bello questo. No, raga, è devastante sta macchina. Questa la usiamo spesso, raga. Nuova main. Nuova main. Oh cacchio, Billy. Oh cacchio. Onesto. Onesto. Pare che con questi spuntoni che c'ha ci arriva prima. Guarda là. Sembra che la aggrappa. Ok. Vediamo nel volo. Anzi, a livello alto è pure una delle tecniche più sgravate. Cioè, tipo, si fa l'azione, poi vai al bump e stai a posto. Tutto qua. No. No, così no. Ok, onestissimo. Molto bella come macchina. Ehi, dove vai, Mario Merola? Un saluto a Mario Merola. Un saluto. E poi le partite 3v3 con i sub si fanno il sabato, ragazzi. Io faccio due sub day. Cioè, con i sub ci gioco il martedì. Le 10 bombs le facciamo? Oh, Nina Bona, come ho fatto a farle esplodere? Entrate in Reaper mode. Ma sono belli solidi, ragazzi. Guarda lì. Controllo palla egregio. Egregio controllo del pallone. A livello di utilizzo, boh, il primo game diciamo che è stato un po' meh, perché dovevo capire ancora come funzionava. Invece questo, le 10 bombe le abbiamo fatte con tanto di rage quit. Nonostante tutto, tanto di rage quit. Ragazzi, come avete potuto notare, dopo 6 mesi non ho perso il tatto con questa macchina. Anzi, vi dirò di più. Ho anche avuto quel tatto. Cioè, mi è piaciuto utilizzarla. A parte che c'ha un buco enorme, cioè, è proprio invitante. No, mi dissocio completamente. Devo dire che è molto, molto comoda da utilizzare. Molto probabilmente la userò spesso nei prossimi giorni, ragazzi. Per questo video è tutto. Noi ci vediamo in live, come sempre, ogni giorno. E adesso è veramente finito il video. Dai!